Salve e benvenuti a un nuovo video. I droni offrono una prospettiva unica, catturando affascinanti vedute aeree. Nel video di oggi esploreremo le riprese più intriganti mai catturate dai droni. Se siete nuovi a questo canale, assicuratevi di iscrivervi e attivare le notifiche. Numero 9. Ragazza dagli occhi neri. Le seguenti riprese catturate da un drone a Cannock Chase, Staffordshire, hanno sollevato inquietanti domande sull'esistenza di un'entità misteriosa conosciuta come la ragazza dagli occhi neri. L'immagine mostra una forma peculiare nel bel mezzo del bosco, aggiungendo mistero alla leggenda degli avvistamenti della ragazza dagli occhi neri che affligge l'area dagli anni Ottanta. La leggenda narra che la ragazza dagli occhi neri sia lo spirito di una giovane ragazza che ha incontrato una fine tragica negli anni 60, probabilmente a causa delle azioni del killer Raymond Leslie Morris, che è stato collegato alla scomparsa di bambini locali, tra cui Christine Darby, di 7 anni, nel 1967. Testimoni hanno raccontato incontri inquietanti con questa apparizione. Inizialmente appare come una ragazza normale, ma la sua caratteristica distintiva diventa evidente quando i suoi occhi diventano completamente neri, momento in cui svanisce, lasciando chi cammina nel bosco terrorizzato. Questi recenti filmati del drone non sono le prime segnalazioni della presunta ragazza dagli occhi neri a Cannock Chase. Numero 8. Lampadario Florida-Uruguay. La vista insolita di una piantagione di alberi nel dipartimento di Florida, in Uruguay, che assomiglia a un colossale lampadario quando visto tramite Google Earth, ha suscitato molta curiosità. L'immagine peculiare mostra file di alberi che formano un motivo che si estende per una vasta superficie di 25.000 metri quadrati. Secondo ricerche online, la piantagione misura circa 488 metri di lunghezza e 235 metri in larghezza. Anche se queste misurazioni potrebbero essere soggette a verifica, la vista aerea su Google Earth presenta effettivamente una somiglianza straordinaria con il design intricato di un lampadario. Il mistero che circonda questa suggestiva formazione ha suscitato domande e curiosità tra coloro che l'hanno scoperta online. La somiglianza con un lampadario, un oggetto tipicamente associato all'opulenza e al lusso, ne fa risaltare la curiosità. Numero 7. Enorme voragine in Cina. Nella remota regione del Guangxi, del sud della Cina, una scoperta straordinaria ha lasciato gli scienziati perplessi. Una foresta antica, con alberi alti fino a 40 metri, è stata svelata sul fondo di un'enorme voragine. Questa scoperta notevole ha alimentato le speranze che possa ospitare specie vegetali e animali precedentemente sconosciute. Il viaggio per esplorare questa meraviglia naturale non è stato per i deboli di cuore. Gli scienziati hanno dovuto camminare per ore per raggiungere la base della voragine e svelarne i segreti. Chen Lixin, che ha guidato la spedizione, ha descritto non solo gli alberi alti, ma anche la densa vegetazione sul fondo, che raggiungeva le spalle. Chen ha espresso la possibilità di scoprire specie precedentemente sconosciute alla scienza, evidenziando l'ambiente unico di queste grotte. Questo paesaggio straordinario, noto come paesaggio carsico, è modellato dalla dissoluzione della roccia madre da parte delle acque sotterranee, creando voragini e grotte. Quello che rende questa voragine particolarmente rara è la sua profondità e forma, che permette alla luce di penetrare, consentendo la crescita di questi alti alberi. Numero 6. Grotta delle Bare. Centinaia di casse di legno, alcune risalenti a oltre 1800 anni fa, riposano in grotte spaziose nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina. Questa peculiare tradizione di collocare casse in grotte è creduta risalire ai tempi antichi e porta con sé una credenza unica, permettendo a queste casse di degradarsi gradualmente nelle grotte umide. Le anime dei defunti possono ascendere al cielo. Nel cuore di questa tradizione si trova una grotta, conosciuta localmente come la Grotta delle Casse, dove sono impilate più di 500 bare a strati, ognuna in varie fasi di degrado. Questa grotta è stata un deposito per bare dei residenti con il cognome Liu di 5 villaggi vicini per generazioni. Le leggende popolari narrano le origini di questa pratica. Si dice che gli antenati di queste persone siano migranti dalle pianure centrali della Cina alla montuosa provincia di Guizhou secoli fa, per sfuggire alle devastazioni della guerra. Nel loro cuore avevano la speranza di tornare alla loro terra natale. Invece di sepolture tradizionali, scelsero di impilare le loro casse all'interno delle grotte.
Numero 5. Squadra di droni trova un cane smarrito a Devens. Il membro della squadra di Harvard e vigile del fuoco volontario Robert Curran ha svolto un ruolo cruciale nel riunire un cane smarrito con il suo proprietario a Devens, Massachusetts, utilizzando un drone dotato di telecamera termica. Il cane, chiamato Toro, era scomparso con il suo guinzaglio ancora attaccato, scatenando un frenetico sforzo di ricerca. Robert, vedendo un annuncio di cane smarrito sulla community app Nextdoor, ha offerto immediatamente la sua esperienza con i droni, utilizzando l'ultima posizione conosciuta del cane vicino al Fort Devens Museum. Robert ha lanciato il suo drone dotato di telecamera termica. Dopo un'ora di scansione dell'area, ha individuato una piccola firma termica in un lontano campo vuoto. Ingrandendo l'immagine, ha confermato che si trattava di Toro, che era rimasto nascosto da quando era scappato. Robert ha prontamente contattato il proprietario, guidandolo fino alla posizione di Toro. Quando il proprietario è arrivato e ha visto il suo amato animale domestico, le emozioni sono diventate incontenibili. La scomparsa di Toro aveva causato angoscia, ma il successo del drone nel trovarlo ha portato un immenso sollievo e gratitudine. Numero 4. Tornado. Un cacciatore di tempeste di nome Brandon Clement ha compiuto un'impresa straordinaria catturando da vicino un tornado utilizzando un drone. Questo avvenimento straordinario è considerata la prima registrazione mai realizzata di un tornado così da vicino. Brandon, con anni di esperienza nella caccia alle tempeste, è riuscito a filmare questo straordinario tornado a soli 45 metri di distanza. Ha dichiarato di aver cercato di ottenere queste incredibili riprese per 3 anni, sottolineando la grande difficoltà di un compito del genere. Il video mostra la sorprendente potenza del tornado mentre si torce e avanza ad una velocità di 56 km all'ora. La scena drammatica si svolge tra i campi e uno stagno, situato a circa 90 minuti fuori da Oklahoma City. I tornado si formano tipicamente in regioni in cui masse d'aria calda e umida entrano in collisione con masse d'aria fredda e secca. Questo contrasto crea una netta differenza di temperatura e umidità, che può preparare il terreno per tempeste violente. Numero 3. Contadino coraggioso combatte un incendio. Un eroico agricoltore nel Kent, di nome Bill Alexander, durante un enorme incendio in Lenham Heath, ha preso in mano la situazione per proteggere la sua proprietà e rallentare le fiamme che si stavano rapidamente diffondendo. Affrontando un pericolo imminente per la sua proprietà mentre il vento spingeva il fuoco verso la sua casa, Bill Alexander, l'agricoltore dall'intuizione sveglia, è entrato in azione. Utilizzando il suo trattore si è audacemente mosso tra il fumo e le fiamme alte, tagliando i campi intorno all'incendio per creare una linea tagliafuoco e ostacolarne il progresso. Questo straordinario atto di coraggio è stato catturato in un video che mostrava il trattore verde in azione in prossimità dell'inferno di fuoco. Andy Barr, il proprietario della fattoria, ha elogiato il suo buon vicino e ha applaudito le sue azioni come eroiche. Andy ha condiviso un'immagine del trattore in azione sui social media, esprimendo gratitudine a Bill Alexander e agli altri aiutanti che hanno svolto un ruolo cruciale per prevenire una potenziale catastrofe. Numero 2. Albero di Natale su un lago. Sulle rive di Castiglione del Lago, in Italia, una vista straordinaria è diventata una tradizione annuale, attirando turisti da ogni angolo del paese. È l'albero di Natale galleggiante più grande del mondo, uno spettacolo che ha conquistato il cuore di molti. Questo albero colossale è una meraviglia ingegneristica, costruito con 165 pali di supporto da 9 metri, 7 km di cavo elettrico e adornato con 2600 luci perimetrali. Si estende per oltre 1 chilometro sulle acque serene del lago Trasimeno. Ciò che è ancora più notevole è l'approccio ecologico adottato per creare questo spettacolo natalizio. Oltre 100 volontari lavorano diligentemente a questo progetto dal 2019 e il risultato è stato apprezzabile. Nonostante la sua grandezza, l'albero consuma poco più di 10 kW di elettricità. Inoltre, l'energia utilizzata per illuminarlo proviene da fonti rinnovabili, dando un esempio di responsabilità ambientale unico in Italia. Numero 1. Buco della Gloria. L'esplorazione del canale di scarico tramite un drone al lago Berriessa è diventato uno spettacolo inaspettato. Dopo un decennio di inattività, il canale di scarico è tornato in vita grazie a un inverno particolarmente piovoso in California. La discesa del drone nell'ingresso del canale ha fornito un'avventura emozionante. Mentre l'aria scendeva nel buco, creava un effetto di suzione che cercava di tirare il drone verso il basso. Fortunatamente, il pilota è riuscito abilmente a far salire il drone in sicurezza.
È importante notare che la situazione avrebbe potuto prendere una svolta drammatica, ma il drone è riuscito a evitare di essere espulso dall'altro lato della diga. I canali di scarico sono strutture ingegneristiche progettate per gestire il rilascio controllato di acqua in eccesso da serbatoi, dighe o altre strutture di stoccaggio dell'acqua. Sono costruiti per prevenire inondazioni catastrofiche e mantenere l'integrità strutturale della diga o del serbatoio durante i periodi di elevato flusso d'acqua. Quale di questi video vi ha affascinato di più? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace. Se volete vederne altri, cliccate sullo schermo o date un'occhiata al canale. Grazie per aver guardato e arrivederci e alla prossima!